Ciao a tutti, oggi nuovo meal prep super richiestissimo, io vi faccio subito vedere che cosa abbiamo fatto. Qui abbiamo della parmigiana, l'abbiamo divisa in due plum cake, questa andrà in congelatore. Abbiamo fatto tre polpettoncini di lenticchie e anche questi andranno in congelatore. Polpettine alla zucca, queste andranno in congelatore e le andrò a preparare con le piadine insieme a hummus e insalata. E qui due bustine di zuppa con verdure e cereali che andranno in congelatore. Per prima cosa andiamo a setacciare bene le nostre lenticchie, questo perché all'interno ci potrebbero essere delle pagliuzze o peggio dei sassolini, quindi è bene setacciarle, guardare bene che non ci siano ed eventualmente toglierli. Adesso possiamo mettere le nostre lenticchie in uno scolapasta o un colino e sciacquarle bene sotto l'acqua corrente. Le cuociamo come al solito con sedano, carota e cipolla e ovviamente abbondante acqua. Se volete potete anche aggiungere un pochino di dado per dare più sapore. E a questo punto le facciamo cuocere finché l'acqua non si sarà assorbita completamente. Io vi consiglio di mettere un coperchio e il fuoco abbastanza basso. Le nostre lenticchie si sono raffreddate e adesso posso andarle a mettere in un contenitore e metto in frigorifero e questa sarà la prima cena del lunedì che andrò ad accompagnare con un pochino di pasta, quindi pasta e lenticchie semplicissima e molto buona. Con le lenticchie avanzate vado a preparare il polpettone, di questo troverete prestissimo la ricetta che abbiamo registrato ed è davvero molto molto carina, sono sicura che vi piacerà tantissimo. Io come vedete nelle lenticchie lascio anche i pezzetti di verdura, quindi i pezzetti di sedano, di carota e anche di cipolla perché daranno un po' più di sapore. Aggiungiamo un pochino del nostro dado, trovate la ricetta nella descrizione. Aggiungo un po' di pepe e ne vado a frullare una metà. Ora che l'impasto del nostro polpettone è pronto, possiamo formare i polpettoncini. Io mi sono messa sul piano da lavoro un foglio di pellicola e adesso vado a mettere sopra l'impasto. Io l'ho diviso in tre, voi dividetelo per quanti polpettoni volete. Io ho calcolato ad esempio che ogni polpettone sarà una cena per due persone. Quindi poi voi vi farete i conti in base a quante persone siete dentro casa. Andiamo a chiudere. Adesso arrotolo a caramella e vedete che da solo si fa la mia polpettina. In un attimo proprio. Pronto per essere congelato. Per le polpette e la zucca vado ad affettare i funghetti. Questi sono gli champignon. Ma volendo potete utilizzare altri tipi di funghi. Iniziamo quindi a preparare le nostre polpette. Vado a mettere in una bella ciotola la zucca che ho tritato da cruda a fettine sottili sottili. Aggiungiamo la ricotta, le uova. Come vedete vado a fare una dose bella abbondante perché ovviamente mi basteranno per più di una cena. Aggiungo anche metà dei funghi che abbiamo cotto prima. Di queste polpette troverete la ricetta nel blog, sul sito, e vi metteremo il link nella descrizione. Profumiamo con un pochino del nostro dado granulare, aggiungiamo anche un pochino di olio, pepe. Qua per profumare le vostre polpette potete aggiungere le spezie e le erbe che vi piacciono di più. Ora vado a regolare un pochino la consistenza con il pane grattugiato. Per preparare le nostre polpette ho messo un bel foglio di pellicola sul piano da lavoro e adesso faccio un po' come si fa con i ravioli. Quindi vado a mettere le mie palline di impasto, utilizzo un coppapasta, potete utilizzare anche un cucchiaio, sulla pellicola e adesso chiudo a metà. Butto fuori l'aria proprio come fossero dei piccoli ravioli e schiaccio le mie polpette. Voilà, praticamente sono pronte, non mi resta che tagliarle. Vedete, in un attimo
ho tutte quante le mie polpettine confezionate e carinissime. Ho messo un pochino di carta forno in uno stampo da plum cake e adesso posso comporre la mia parmigiana. Sul fondo vado a mettere un pochino di salsa, la salsa l'ho condita con olio e sale, semplicissimo. E adesso vado a mettere le mie fettine di zucchina, la salsa e il formaggio e continuo così fino a finire lo spazio nella teglia. Teniamo la zuppa per ultimo perché andremo a metterci all'interno quello che ci è avanzato, ad esempio un pochino di zucchine dalla parmigiana, un pochino di zucca dalle polpettine, io ho aggiunto anche un finocchio che avevo in frigo, vado ad aggiungere un po' di cavolfiore e qua davvero andate a mettere all'interno quello che più vi piace, quello che avete in frigo. Io ci metto la cipolla, un po' di fagioli cannellini che avevo già cotto un paio di giorni fa, aggiungo un pochino di salsa che mi era rimasta, aggiungiamo anche i funghetti che ci erano avanzati nella padella, ovviamente un pochino di sale, il nostro dado che non manca mai e infine vado ad aggiungere un mix di 5 cereali. Potete mettere quello che vi pare, come della quinoa, come del farro, riso, quello che vi piace di più. Questo c'è scritto che cuoce in fretta in soli 10 minuti, ma va benissimo anche un cereale che ci mette più tempo, del resto la zuppa poi dovrà cuocere bene. Poi ovviamente andrete ad aggiustare la vostra zuppa con le spezie o altro sale se ne ha bisogno una volta che sarà cotta o comunque che sarà in cottura. Utilizzo questi sacchettini dell'IKEA, in questo caso quello piccolino e mi servirà per una dose per due persone e indicativamente ha la capienza di 1,2 litri. Io lo vado a riempire bello pieno. Ok, sono arrivata fino in cima, posso chiudere bene, magari faccio uscire l'aria e voilà. Infine approfitto e mi vado a fare anche una torta, andrò a fare una base semplicissima al cocco e approfitto per dirvi che se vi piacerebbe vedere una ricetta di una torta base potete scrivercelo nei commenti e faremo la ricetta per il canale e alla quale andrò ad aggiungere un pochino di frutta, io ho scelto questi cachi vaniglia che ci stanno molto bene ma potete mettere mele, pere, quello che vi piace di più. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Come sempre iscrivetevi al canale.